Perioni di sterline che equivalgono a 93 milioni di euro, è la cifra che il Real pagherà per avere Cristiano Ronaldo. Il pallone d'oro corona così un suo sogno, quello di passare appunto dal Manchester al Real, ma apre un varco di discussione nel mondo dello sport, ancora una volta incentrato su queste spese folli, su queste spese record, meglio che folli, la più alta nella storia del calcio. Allora saluto Marcel Vulpes di Sport Economy, buonasera, in collegamento da Milano, Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport. Allora, innanzitutto, subito da Milano, possiamo parlare di questo affare, l'affare Ronaldo, come semplicemente un'operazione sportiva? Beh, io la definirei una pazzia, almeno sulla Gazzetta domani in un articolo il titolo è proprio questo, perché è il frutto di una rincorsa forsennata dell'ex presidente Real Madrid, perché oggi Florentino Perez ha dovuto onorare un impegno, c'era una penale di ben 30 milioni di euro che lo obbligava entro oggi a, appunto, ad onorare quell'impegno, che era di sottoscritto nel novembre scorso. Perché è una follia? Perché il vecchio presidente del Real Madrid sentiva sul fiato del collo, sul collo di Florentino Perez e ha cercato l'ingaggio monster, e questo comunque è il prezzo più caro pagato in assoluto nella storia del calcio. Quindi non ci sono dinamiche economiche reali, c'è però un ritorno economico che in Spagna evidentemente ancora è importante e significativo, al contrario di quanto avviene soprattutto in Italia. Allora Vulpes, l'abbiamo detto, questa cifra apre un varco di discussione che è destinato ad alimentarsi ancora nei giorni successivi. Cosa può succedere a questo punto? Ricordiamo che il Real aveva proprio concluso solo pochi giorni fa, Kakà, altri 63 milioni di euro. Laudisa dice bene, è sicuramente una rincorsa verso una spesa folle, ma soprattutto un indebitamento da parte del sistema della Liga Spagnola, perché ormai siamo verso i 40 milioni, proprio andando ad analizzare tutti i club della massima divisione, con 1 miliardo e 620 milioni solo di indebitamento per l'acquisto di giocatori. Quindi queste due cifre che sono state spese, 67,2 per Kakà e i 93 adesso per Cristiano Ronaldo, si vanno ad aggiungere al monte debiti. E calcoliamo anche che Real Madrid è il terzo club per indebitamento a livello europeo con 560 milioni di euro. Quindi stiamo parlando sicuramente di una rincorsa folle del presidente Florentino Perez, che però, da sotto altri punti di vista, ha nelle proprie mani un contratto altrettanto faraonico, quello con Mediapro, che consente di poter disporre di un montante di 1 miliardo e 100 milioni sui diritti televisivi, che pesano per il 37% sul fatturato del Milan, che ancora oggi, comunque dati Deloitte, è un fatturato record e il più importante da 4 anni a questa parte, pari a 365 milioni, quindi stiamo parlando di spese folli ma anche di contratti importantissimi sotto il profilo dei ricavi. Quindi diciamo il salvagente di Florentino Perez, se così vogliamo dire, sono i diritti televisivi con Mediapro per 1,1 miliardi. Allora andiamo a vedere cosa c'è anche dell'altro, ci sono i cosiddetti aiuti di Stato, perché Florentino Perez quando è entrato in Real Madrid ha potuto vendere la Ciudad Deportiva per circa 500 milioni di euro ed era quello un terreno, diciamo, statale, e ne ha avuto il beneficio in senso privato. C'è poi la famosa legge sui professionisti, abbiamo fatto un esempio chiarissimo su Kakà che guadagnava 10 milioni netti al Milan e costava 20 lordi, al Real Madrid incasserà sempre 10 milioni e il Real ne spenderà soltanto 13,2, quindi anche sul monte stipendi c'è un risparmio ingentissimo. Per fare un esempio molto chiaro proprio sul Milan, se il Milan avesse le stesse regole fiscali che sono attuate in Spagna, risparmierebbe 40 milioni di euro sul monte stipendi attuale. Invece questo non è possibile, ma faccio l'esempio del Milan, potrebbe essere per l'Inter e per tutte le altre. Quindi è un divario con aiuti di Stato, non uso a caso questa espressione, che certamente sbilancia in favore della Liga e dei grandi club spagnoli, perché in questo momento ci sono tanti
tanti club sull'orlo del fallimento, il Valencia in particolare, e non a caso Florentino Perez adesso andrà al Valencia a prendere Viglia e Albiol a prezzi stracciati. E dopo cercheremo di capire anche da dove arrivano questi soldi, però questo affare milionario per quanto riguarda lo sport è anche lo spunto del nostro viaggio alla scoperta di quella che è l'America di Barack Obama. Blocco di Gasol. Allora saluto in collegamento da New York il nostro corrispondente Jordan Foresi. Jordan, fare di questa portata 93 milioni di euro sarebbe stato possibile? Ma io inizio il mio commento come ieri sera con una piccola nota curiosa che però è dal mio punto di vista molto importante. Oggi seguivo alcuni programmi di approfondimento e hanno parlato di questo accordo Manchester Real Madrid. Mi ha sorpreso perché qui il soccer, il calcio non è così importante come appunto altri sport come l'hockey sul ghiaccio, il baseball e il football americano. Due analisti a confronto. Il primo l'altro analista diceva invece noi non possiamo bacchettare gli europei perché noi tra merchandising e sponsor abbiamo un giro di miliardi e miliardi intorno alle nostre squadre. Quindi merchandising, sponsor, ma qui in America funziona un altro punto molto importante, cioè il salary cap, il tetto d'ingaggi. Il tetto d'ingaggi che è stato studiato per far evitare che squadre potenti, blasonate, faccio un esempio, nell'NBA, nel basket, ai Los Angeles Lakers oppure i Boston Celtics, di fare man bassa durante il mercato e di lasciare anche a squadre più piccole la possibilità di avere i talenti o comunque i giocatori forti, non lasciare sotto le briciole per le squadre minori. L'hockey sul ghiaccio, il football e l'NBA hanno questo salary cap. Se le squadre superano questo tetto ingaggi sono multe salatissime, l'NBA ha una situazione un po' più elastica. Il baseball invece non ha un salary cap, ha una sorta di tassa dove le squadre appunto che superano nel monte ingaggi le cifre riportate anche con la Lega devono poi pagare delle multe, ma qui c'è la storia dei New York Yankees che ogni anno sforano questa tassa perché avete il loro parco giocatori. È molto chiaro Jordan, ecco Vulpis, quest'oggi il presidente dell'UEFA, Platini, ha detto che bisogna lanciare un nuovo concetto, quello del fair play finanziario, bisogna bonificare le fondamenta finanziarie del calcio, cosa significa e com'è possibile? Ah, significa che credo che ci sia un rischio di bolla finanziaria anche nel calcio, come stava dicendo anche correttamente il collega Laudisa, perché questa rincorsa folle all'acquisto di giocatori che possono essere importanti e c'è da aprire una finestra e la Madrid sicuramente ha come obiettivo primario la finale di Champions League del prossimo anno che è al Santiago Bernabeu, quindi c'è la volontà sicuramente da parte di Florentino Perez di arrivare a quella data in maggio del 2010 con uno stadio strapieno e magari tutti con le maglie di Kakà e di Ronaldo, però dall'altro bisogna anche guardare un pochettino quelli che sono gli aspetti dell'economia reale, cioè non si può andare oltre un certo livello e questo credo che giustamente e correttamente il Presidente dell'UEFA l'abbia sottolineato. Se posso Laudisa, quello che ci siamo chiesti prima, ma dove prende questi soldi Perez? La statura imprenditoriale di Perez credo che sia nota, a un certo punto stava per comprare anche le autostrade italiane, no? Poi il governo Prodi bloccò quell'affare. C'è stato evidentemente, però volevo aggiungere a proposito che è molto interessante anche il parallelo con la realtà statunitense, perché Michel Platini nel suo progetto di fair play che non nasce oggi, ci stanno lavorando da alcuni mesi, guarda caso i club italiani ne sono stati coinvolti, sta studiando proprio il modello statunitense, anche se c'è una difficoltà di fondo, perché negli Stati Uniti dobbiamo spiegarlo ai telespettatori che non lo sanno, che lì le leghe hanno una gestione
particolare, non ci sono né promozioni né retrocessioni, qui nel sistema europeo sarebbe impossibile e quindi applicare il salary cap per esempio è difficile, però ci si sta provando, anche se le ultime vicende proprio riferite a Kakà e a Cristiano Ronaldo consiglierebbero il contrario, però una mossa le strade italiane indirettamente la stanno facendo, privandosi di Kakà, probabilmente anche di Ibra, che al momento è il giocatore più pagato al mondo con 12 milioni, è un sacrificio tecnico rilevante, ma dal punto di vista economico una correzione di tiro significativa e secondo me in prospettiva molto salutare. Ecco, Laudisa, ultimi due quesiti veloci, ma l'Italia in questo gioco riuscirà ad essere ancora competitiva e soprattutto Perez farà altri colpi di mercato? No, altri colpi li farà, ma appunto non abbiate paura, li farà in Spagna, forse andrà a prendere Xabi Alonso dal Liverpool, ma prenderà, cercherà di